Siamo arrivati alle ultime testimonianze, allora chiamerei qui vicino a me Alessandro, Tina e Chiara, sempre con un applauso che non guasta mai. Allora, ciao ragazzi, chi vuole cominciare? Ecco qua. E cavaliere, allora inizia Tina. Alcuni anni fa ho fatto a me stessa queste semplici domande. È giusto che io, che ho una figlia che per guarire ha bisogno del trapianto di midollo osseo, non mi impegni in prima persona perché questo accada? Chi a Ozieri può darmi una mano per non sentirmi sola e affrontare una grande battaglia così grande e impegnativa? È allora che ho pensato di aderire e lavorare nel gruppo Aido Admo di Ozieri, che proprio per le loro finalità avrebbero potuto aiutarmi. Lavorando insieme a loro ho capito che dovevo spendere le mie energie non solo per mia figlia, ma anche per tutti coloro che come lei hanno bisogno del trapianto. Purtroppo per Daniela non è stato trovato un donatore compatibile, ma siamo comunque soddisfatti che qualcuna delle persone da noi tipizzate sia stata chiamata a donare. Abbiamo trovato tanti giovani disposti a farsi tipizzare e diventare così potenziali donatori di midollo osseo. Questo sicuramente ci dà grande gioia e anzi approfittiamo di questa occasione per ringraziarli pubblicamente. Le esperienze fatte durante questi anni sono sicuramente state positive, perché il lavoro che facciamo è tanto, ma molto gratificante, anche se non nascondo che incontriamo molte difficoltà che però cerchiamo di superare con l'unità e la coesione del nostro gruppo. L'Aido e l'Admo di Ozieri ormai da molti anni lavorano per sensibilizzare sulle donazioni d'organo e trovare donatori per il trapianto di midollo osseo, ma voglio ribadire che per portare avanti il nostro lavoro abbiamo bisogno di aiuto, soprattutto da parte di giovani, che saremo felici di accogliere nel nostro gruppo. Voglio concludere dicendovi che non si dovrebbe aspettare un episodio negativo per entrare nell'Admo e nell'Aido. Dobbiamo cercare di sensibilizzare e informare la gente che spesso ha paura di avvicinarsi ad una realtà che a volte viene dipinta in maniera errata, ma solo così potremo arrivare a un grandissimo numero di donatori, aiutando e ridando speranze di vita a chi ha bisogno di un trapianto, a chi forse quelle speranze di vita le ha già perse. Grazie. Grazie. Adesso invece sentiamo Tina, Chiara. Ciao a tutti, mi chiamo Chiara Iacomino, ho 20 anni e sono di Ozieri. Nella mia giovane età ho fatto una scelta di vita, ossia quella di dedicare la mia vita agli altri attraverso il volontariato. Tutto grazie a un'educazione cristiana trasmessa dai miei genitori e anche dai convegni che venivano organizzati dalle associazioni FIRAS e Aido Admo nelle scuole. Così decisi che una volta diventata maggiorenne, il mio primo obiettivo sarebbe stato quello di diventare una donatrice. Dopo una lunga attesa arrivarono i miei 18 anni ed ecco che finalmente potevo donare il sangue. Ma quando arrivò il giorno i medici mi dissero che non potevo donare perché affetta da celiachia. Quel giorno tanto atteso mi causò un dolore immenso perché mi resi conto di non poter essere utile per chi aveva bisogno. Passò qualche giorno e l'associazione FIDAS mi propose di collaborare con loro tramite il servizio ambulanza. Accettai la proposta, proprio perché il volontario è colui che cerca di aiutare in ogni modo il suo prossimo nel momento di bisogno. Così iniziai questo percorso di volontaria con entusiasmo, rendendomi conto che il donarmi agli altri mi suscitava una serie di emozioni e soddisfazioni. In seguito a questa esperienza mi fu proposto di collaborare per un progetto realizzato da varie associazioni e approvato da Sardegna Solidale, che consiste nell'assistenza agli anziani e alle persone sole. La cosa mi incuriosiva perché l'avere a che fare con persone più grandi di me e il confrontarmi con loro mi avrebbe aiutato a crescere, però allo stesso tempo mi impauriva perché non sapevo cosa mi aspettava. Ma nonostante questo decisi di accettare perché la voglia di iniziare questa esperienza era tanta e ha cancellato ogni paura. Perciò quest'anno ho iniziato a dedicare il mio tempo agli anziani, infatti attualmente a trascorrere le mie giornate tra case di riposo, casa protetta e ospedale, dove cerco in ogni modo di sostenere i malati.
La maggior parte di loro sono inferme, affette dal morbo di Alzheimer. Stanno seduti tutto il giorno su sedie a rotelle e divani. Così, stando a contatto con gli anziani, mi sono accorta di molte cose, come il fatto che hanno bisogno solo di parlare ed essere ascoltati. Si perdono nei loro ricordi, che fanno dai più tristi ai più gioiosi. Perciò io cerco di prestare attenzione a quello che dicono, rivolgendo loro una carezza e un sorriso. E vedere gli anziani che ricambiano i miei piccoli gesti attraverso parole amorevoli o con un semplice bacio nella guancia mi riempie di gioia. Ma in realtà sono io che devo ringraziare loro per tutto l'affetto che mi dimostrano. Quando rientro a casa rifletto sulla giornata trascorsa con loro e penso che non sono altro che persone fragili e semplici, dalla quale si può imparare tanto. Ma la cosa che mi rende più felice è sapere che attraverso la mia positività cerco di donare loro la voglia di continuare a ridere, scherzare e gioire. Detto questo, consiglio soprattutto ai giovani di provare a prestare servizio agli altri, perché è un'esperienza unica, è come vivere un'altra vita, poiché è molto di più ciò che si riceve rispetto a quanto si dà. Perciò cercate di mettere da parte l'egoismo, che non è altro che l'illusione di un momento che ci rende felici, ma in realtà non è così. L'unica cosa che ci dà la vera gioia è fare della nostra vita un dono agli altri, cercando di non pensare a se stessi, ma al contrario, dare noi stessi agli altri. Inoltre, non vergogniamoci di essere testimoni della fede tra i nostri coetanei. Grazie. Bellissime parole anche queste di Chiara. E adesso arriviamo a Alessandro. Mi chiamo Alessandro De Riu, ho 21 anni e da 5 faccio parte dell'associazione di volontariato FIDAS. Sono un donatore di sangue, in più presto assistenza al servizio ambulanza. Il mio avvicinamento a questa associazione è dovuto all'aiuto della mia famiglia e soprattutto a mio padre, il quale faceva parte di questa associazione. Lo scopo principale di questa associazione è avere più donazioni di sangue possibili e compito nostro è non solo di quello di essere donatori periodici, ma anche di pubblicizzare e ricercare sempre più donatori, in quanto il bisogno di sangue è sempre maggiore. Grazie alla mia associazione ho partecipato a diversi meeting e corsi di formazione, in cui ho capito sempre di più quanto sia importante, ma comunque semplice, il gesto della donazione. Donare sangue è un gesto di solidarietà, il quale delle volte può davvero salvare una vita. Se nessuno lo facesse, molti pazienti talassemici non potrebbero sopravvivere. Inoltre, donare il sangue periodicamente garantisce al donatore di sincerarsi delle sue condizioni fisiche. Io personalmente sono soddisfatto di ciò che faccio, in quanto sono consapevole di aiutare chi è più bisognoso di me ed invito altri giovani a diventare volontari o a mettersi a disposizione del prossimo. Grazie. E queste sono le testimonianze di tre giovani, quindi sono ragazzi che potrebbero fare altro, che potrebbero avere altri ideali e invece hanno deciso comunque sia di mettersi a disposizione e questa è una cosa importantissima. E come dice Tina, non aspettiamo ad avere il problema per fare qualcosa per gli altri, cerchiamo di renderci utili anche se in casa non abbiamo il problema o se comunque non sappiamo di che cosa si tratta. Solidarietà è veramente una grande cosa. Giovanna? Abbiamo concluso così questa mattinata. Ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che si sono alternati sul palco, tutti coloro che hanno partecipato. Per Ozieri è stato un gran giorno, ecco, questa mattinata così di solidarietà. Quindi ora alla fine vi invito a prendere, ecco, qualcosa, un bicchiere d'acqua e un pezzo di pane e formaggio prima di andarcene a casa. E grazie a tutti e continuiamo così nel segno della solidarietà. Grazie, arrivederci. Grazie, alla prossima.